Radio Radicale, ci occupiamo di un caso che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, ovvero quello della maestra di Oristano, che è stata sospesa per 20 giorni dal suo istituto. Allora, questa maestra, che credo sia una maestra elementare, ha fatto, diciamo, recitare l'Ave Maria agli studenti. Allora, questa decisione dell'autorità scolastiche dell'Oristanese ha provocato anche un grosso scontro politico. Per la verità, il ministro dell'istruzione Valditara, citando Virgilio, è rimasto, diciamo, lontano da queste polemiche, non ha voluto intervenire perché molti hanno sollecitato un suo intervento di revoca per questi 20 giorni di sospensione. Noi ne vogliamo parlare con il professor Antonio Fuccillo, docente di diritto ecclesiastico interculturale all'Università Vanvitelli di Napoli, che ci spiega che cosa pensa e soprattutto che cosa, se diciamo, come ha sostenuto qualcuno, dietro queste polemiche ci sono cose che noi non sappiamo e per le quali noi non abbiamo elementi di giudizio. Allora, come riassumerebbe lei la vicenda in una scuola che si dichiara laica, dove è possibile diciamo, affiggere il crocifisso in classi, in alcune classi, e dove si fa anche l'ora di religione? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. In realtà il problema della laicità della scuola è un problema che potremmo dire completamente assodato. È evidente che nell'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana la scuola non può che essere laica, quindi scevra da qualsiasi condizionamento di carattere religioso, il che significa che l'esposizione di simboli religiosi o, peggio ancora, l'esercizio di attività di culto all'interno degli istituti scolastici e ancora peggio durante le lezioni è assolutamente da condannare. Il problema però è un altro. È come al solito trovare una forma di equilibrio tra la laicità dell'istituzione e l'esercizio della libertà religiosa sia dei docenti che dei discenti. La questione non è nuova alle aule di giustizia, in quanto sin dall'epoca del famoso crocifisso di Ofena, quando un fedele di religione musulmana si rivolse all'autorità giudiziaria per rimuovere il crocifisso all'interno delle aule scolastiche, che comunque era legittimamente esposto in virtù di un vecchio provvedimento normativo mai ufficialmente abrogato, ha tutta un'altra serie di casi nei quali la scuola e anche la stessa università sono state viste al centro, si sono poste al centro delle cronache per l'esercizio di atti di religione. Il problema è che la religione fa parte della società e quindi è impossibile totalmente esperirla dall'interno dei contesti sociali di cui la scuola certamente rappresenta un esempio. Io, ad esempio, ho molto apprezzato ciò che il ministro Valditara ha fatto, e cioè di non prendere una posizione chiara e quindi di esercitare il suo potere di intervento, lasciando chiaramente che sia la magistratura ad occuparsi di questa vicenda, ma anche per non dare un eccessivo risalto, perché la sanzione che è stata applicata alla docente è chiaramente sproporzionata rispetto a quello che è stato compiuto, soprattutto nel contesto che riferiscono le cronache. Ecco, però se dunque l'atto di sospensione è stato presentato come un atto dovuto, perché in base alla legge Brunetta del 2009, se i dirigenti scolastici non avessero preso un provvedimento, a seguito delle segnalazioni che c'erano state, erano a loro volta passibili di una denuncia. Allora, la Corte di Cassazione a sezioni unite civili è intervenuta poco meno di 2 anni fa su una questione molto simile: l'esposizione di un simbolo religioso all'interno di un istituto di istruzione, in questo caso secondaria. Sono intervenute addirittura le sezioni unite civili perché per dirimere un contrasto interpretativo e per dettare delle linee guida che io ho trovato estremamente sagge.
In un mio Ok, documento pubblicato su giustizia civile, io ho sottolineato che la soluzione negoziata proposta dalla Suprema Corte, ripeto, in composizione massima, era una soluzione ideale, cioè cercare di trovare all'interno degli istituti una serie di contemperamenti tra la libertà di coscienza e di religione degli studenti e delle loro famiglie, e allo stesso tempo il fatto che la religione espulsa tout court dall'interno degli istituti di istruzione è un non senso, in quanto, ripeto, fa parte della storia, della cultura e della vita di tutti i giorni. Ora è evidente che iniziare una guerra di religione all'interno delle scuole è assolutamente deleterio, soprattutto poi nelle scuole primarie. Pensiamo ad esempio alle note vicende sul presepe. In molti istituti alcuni dirigenti hanno impedito di mettere presepi all'interno delle strutture perché ritenuti appunto tipici di una sola fede religiosa. Pensiamo al Ramadan, siamo in pieno mese di Ramadan, finirà il 20 di aprile, e in questo momento c'è un problema legato per esempio all'alimentazione degli studenti di fede musulmana. Pensiamo ad esempio a tutti gli studenti di fede ebraica che hanno il loro diritto di esercitare lo Shabbat in istituti dove magari il sabato si fa regolarmente lezione. Cioè c'è bisogno di un equilibrio nel contemperare le esigenze di una società plurale, qual è la nostra, all'interno di un tessuto scolastico che deve garantire il servizio a tutti in modo equilibrato, ovviamente senza prese di posizione. La Cassazione usa un'espressione felice. Non è detto che la parete bianca circa l'esposizione dei simboli sia di per sé un fatto positivo. È bella magari la parete plurale, nella quale ciascuno può esprimere la propria fede religiosa e la propria sensibilità all'interno di un contesto di equilibrio. Ecco, noi abbiamo parlato di simboli, ma quando ci sono diciamo, degli atti religiosi, che cosa possiamo dire? E soprattutto le volevo chiedere, quindi lei ritiene corretta, diciamo, la procedura che è stata seguita in questo caso? Allora, è evidente che far recitare una preghiera agli alunni di una scuola pubblica è un atto contrario alla laicità dell'istituzione. Su questo non vi è alcun dubbio. Se fossero più giusti 10 giorni, 20 giorni o semplicemente un richiamo, non è questione di grande rilievo, perché certamente la condotta dell'insegnante è stata una condotta censurabile e su questo non vi è alcun dubbio. D'altra parte, la Corte Costituzionale è intervenuta molte volte per proteggere la laicità della scuola, anzi, la sentenza nella quale usa il termine per la prima volta di laicità riguarda proprio l'insegnamento della religione all'interno della scuola pubblica. Tuttavia, l'equilibrio avrebbe consigliato probabilmente una soluzione di tipo diverso, perché il rischio qual è? Il rischio è la radicalizzazione di comportamenti. Dopo la vicenda del crocifisso di Ofena, la ricordo per i nostri Ciao, ascoltatori, c'è un orario quando per un casa. TAR impose ad una scuola elementare la rimozione forzata del crocifisso, la reazione fu le barricate fuori le scuole per difendere l'esposizione del crocifisso, che paradossalmente fino a ieri nessuno aveva voluto. Allora il concetto è condannare l'esercizio del all'interno della scuola pubblica, nello stesso tempo fare in modo che la sanzione sia proporzionata ad un riequilibrio delle posizioni. Probabilmente il mea culpa della maestra con le scuse fatte ai genitori e l'impegno a non ripetere quel determinato errore magari poteva essere più che sufficiente rispetto a una sospensione che ha fornito a questa vicenda gli onori della cronaca, che magari potevano essere facilmente evitati. Senta, come ha trovato le reazioni politiche per questa vicenda? Devo dire quasi tutte equilibrate, perché mi pare che siano tutte concordi dal punto di vista che la scuola debba essere, non debba entrare nelle vicende di carattere fideistico, cioè, ripeto, la laicità dell'istituzione pubblica scuola
è assolutamente un dogma intoccabile della nostra Repubblica. Sarebbe un danno irreversibile credere che la scuola debba veicolare un messaggio di carattere religioso. Allo stesso tempo, io condivido il pensiero di quei politici che hanno ritenuto corretto il riferimento alle origini culturali di certi atti di culto, cioè di fatto comunque è innegabile che all'interno del popolo italiano c'è una tradizione di carattere cattolico che inevitabilmente in molte famiglie viene perpetrata. Ma ripeto, le posizioni da condividere sono sempre quelle legate al fatto che la laicità della scuola non deve mai essere messa in discussione, è un bene troppo prezioso. Allora, visto che questa non è la signora che ha fatto recitare l'Ave Maria, no, Marisa Francesca Angeli, non era una docente di religione e che ha fatto fare questa pratica durante un'ora in cui ci si dovrebbe occupare di altro, pensa che sia un aggravante? Sì, certamente è un aggravante, ma lo sarebbe anche se si insegnasse religione, perché la religione insegnata nella scuola pubblica non è culto, ma è tradizione, che è una cosa diversa. Gli atti di culto non possono essere esercitati all'interno della scuola. Io insegno all'università, lei si immagini se all'inizio di ogni lezione io imponessi ai miei studenti la recita di una preghiera piuttosto che invece l'abbigliassi in un certo modo, o il pregare verso la Mecca. È chiaro che l'istituzione pubblica non può prevedere una caratterizzazione religiosa, perché altrimenti, ripeto, uno dei valori, la Corte Costituzionale si richiama alla teoria dei principi supremi dell'ordinamento, uno dei principi supremi della Repubblica Italiana è la laicità. E su questo, ripeto, non vi è dubbio. Il problema però che vorrei sottolineare è che, ad esempio, aprendo il Corriere della Sera di oggi, non si può non notare come le questioni attinenti all'esercizio della libertà religiosa siano ormai quotidiane e prevalenti. Mi piace, ad esempio, citare un caso riportato nella cronaca di Roma del Corriere della Sera di oggi del signor Dino Erez, che è un ebreo praticante, che è stato rinviato a giudizio per una serie di atti di maltrattamento in famiglia legati diciamo, alla sua volontà di rigoroso rispetto della tradizione ebraica alla famiglia, il che ha sfociato in una serie di condotte che sono state appunto censurate dall'autorità giudiziaria, ma che denotano come tutte le questioni legate all'esercizio della libertà religiosa oggi siano centrali all'interno della nostra società. Sempre sul Corriere della Sera di oggi, la vicenda del Dalai Lama, di cui si sta parlando moltissimo, perché avrebbe, come dire, importunato con un'espressione a dir poco discutibile un bambino che si era recato ad omaggiarlo. Allo stesso tempo, la vicenda legata alla Madonna di Trevignano, che come sa, si pensi che lacrimi sangue, che invece da un primo esame si è capito che si trattava di sangue di maiale, verso il quale, devo dire, la Chiesa ha avuto sempre un atteggiamento di scetticismo. Cioè, oggi c'è una nuova ricerca del sacro, e verso la ricerca del sacro all'interno della società comporta inevitabilmente che questa possa sfociare sia all'interno dei luoghi di lavoro sia all'interno delle istituzioni pubbliche. Ed è questo il rischio da evitare. Cioè le possibilità del nostro sistema giuridico sono enormi, cioè si può godere della propria fede religiosa senza imporla agli altri, senza fare in modo che gli altri debbano per qualche misura rapportarsi a quella che è la nostra idea di religione o idea di non religione, perché l'ateismo ha la stessa dignità all'interno del nostro sistema di chi è credente. Ecco, questo è il punto di rottura. Allora, tutte queste notizie devono essere sempre filtrate in modo che l'utenza, il lettore, le persone che vi si rapportino comprendano come la religione è un fatto sociale e all'interno della società deve trovare un suo equilibrato sfogo. Io non posso imporre la mia visione del mondo
anche all'interno della mia stessa famiglia. Non posso io pretendere che mia moglie si uniformi alla mia idea di mondo. Questo è il concetto. E a maggior ragione questo nella scuola. Immagini bambini piccoli, di terza elementare, che devono subire una pressione. È chiaro che sono portati a ritenere che quella sia la visione corretta del mondo e non possono formare una coscienza conforme a quella che sarà la loro idea del mondo. Sì. La maestra dice di aver fatto fare questa preghiera con il consenso dei bambini e mi sembra di capire anche con quello dei genitori. Anche se fosse così, ci troveremo nel... dica. Assolutamente no. Innanzitutto, bambini di 8 anni non sono in grado di prestare un consenso coscientemente valido. Per quanto riguarda i genitori hanno il diritto dovere di educare la prole, hanno il diritto dovere di poter impartire insegnamenti di carattere religioso, ma all'interno della propria casa. L'istituzione pubblica non può mai essere di parte. Questo è il concetto. Il concetto è: si insegna, si spiega, ci si confronta magari anche sulle diverse fedi religiose. Un bravo insegnante è capace anche a spiegare ai propri allievi e ai propri studenti, ai propri scolari, la diversità di fede e l'importanza che le religioni hanno nella storia dell'umanità, perché questo è innegabile. Come si fa a capire l'arte, la letteratura, la storia senza i riferimenti alla religione? Ma atti di culto? Assolutamente no. Va bene, io la ringrazio molto per averci un po' spiegato le sue preziose valutazioni su quello che è accaduto in questa quarta elementare di Oristano e la maestra che ha fatto recitare un'Ave Maria, un Padre Nostro ai bambini di questa classe con questi 20 giorni di sospensione, un caso che sta continuando a far discutere. La ringrazio molto, ringrazio il Grazie professor Antonio Fucillo, a lei. docente di diritto costituzionale, di diritto ecclesiastico e interculturale all'Università Vanvitelli di Napoli, che ci ha aiutato a capire, diciamo, i profili giuridici di questo caso. Grazie. Chi vuole carta ora c'è.